Abbiamo parlato del fatto che le evoluzioni tecniche con Benjamin sono, e le evoluzioni insomma, dei medium, della percezione, partecipano a modificare il modo in cui noi vediamo il mondo che ci circonda, percepiamo il mondo che ci circonda. E quindi la prospettiva di Benjamin vuole che studiare i medium e quindi l'innovazione tecnica dei dispositivi ci permette anche di vedere come evolve il modo umano di percepire. Allora, ci sono certi autori che hanno lavorato su queste prospettive, su quello che certi autori, certi artisti in particolare. E in particolare c'è uno che trovo che è molto molto interessante, si chiama Tony Hausler, non so se l'ho scritto da qualche parte, ecco qui. Tony Hausler è un artista britannico, è un artista molto famoso per delle opere di arte video, e era inizialmente famoso per utilizzare dei metodi molto semplici di proiezione, ma dunque lui proiettava dei video su dei supporti altri che degli schermi tradizionali, quindi parte delle sue opere, vedete, era il fatto di utilizzare della nebbia prodotta artificialmente su cui proiettava dei volti, oppure utilizzare i tronchi degli alberi, le foglie degli alberi. E soprattutto questi, la cosa per cui è più famoso, che sono quelli che chiama i dummies, dummies vuol dire pupazzetti, insomma, su cui proiettava degli occhi o delle bocche e li animava. Sono delle tecniche molto semplici, ma abbastanza efficaci, e questi dummies poi interagivano, davano l'impressione di interagire con il visitatore. Per esempio questo era la Biennale di Venezia del 2006. I can feel it. I can feel it. I know what you want to do. I know what you want to do. I know what you want to do. I know. It's written all over your face. You're not fooling anyone. I can read your mind. I can read your mind. Every thought. Every thought. You can't keep a secret. E allora, il percorso, insomma, artistico di Tony Hausler è molto interessante perché lui passa dallo studio. Diciamo che certi artisti possono essere visti come degli artisti che sono dei ricercatori creatori, insomma, che uno studiando dei libri e poi scrivendo degli articoli e quindi teorizzi le cose, è un po', non è così distante da qualcuno che le teorizza creando per vedere cosa succede, come mettere in forma, provocare insomma delle perturbazioni su certi concetti. Qui, per esempio, lui perturba il concetto di schermo e poi tenta di
dare luogo a delle proiezioni che sono il contrario delle proiezioni che sono fatte per essere guardate. Qui crea dei dispositivi che guardano, o ovviamente non vedono niente, però è lo spettatore che si sente guardato da questi dummies. Poi giusto per la storia è una delle cose per cui è più famoso Tony Hawks, per cui è stato molto mediatizzato, era questo l'ultimo videoclip credo di David Bowie, dove appunto ha realizzato dei dummies di David Bowie e della sua compagna all'epoca. E dunque questo percorso porta Hausler a un certo punto a lavorare su come la macchina vede la macchina, cioè lavorare sullo sguardo della macchina. E l'idea di Hausler era di dirsi: la macchina, il dispositivo modifica appunto. Situa la percezione umana, ma se noi mettiamo da parte la questione umana e guardiamo solamente il dispositivo, come vede il dispositivo? Come vede le cose una macchina? E quindi ha lavorato, si è ritrovato a lavorare su questi queste, non so se si possono chiamare rappresentazioni, ma si chiamano eigenfaces, sono delle rappresentazioni vettoriali, forse il nostro amico matematico ci vorrà spiegarci meglio, ma insomma sono dei vettori che vengono utilizzati dall'algoritmo che fa il riconoscimento facciale per ritrovare un volto tra una massa di, per esempio, abbiamo una massa di foto con tanti volti e dobbiamo ritrovare il volto di una persona in particolare. Ora, l'algoritmo non è che mette a confronto il volto, l'unica foto che abbiamo della persona con tutti i volti, cioè non è che fa una superposizione, noi potremmo immaginarcelo, sovrapponiamo le immagini e troviamo quelle più simili. In realtà ci sono questi vettori che trovano delle sorte di ritratti medi di tutti i volti che abbiamo nella banca dati, e attraverso queste sorte di ritratti medi riesce a fare il paragone. E questi ritratti medi queste sono delle cose che non hanno alcun senso, insomma, dal punto di vista umano. Per esempio, queste immagini qua che vedete sono delle eigenfaces. E questo eigenface, secondo Hausler, è una forma di rappresentazione totalmente macchinica. Cioè rappresenta macchinicamente, è un ritratto macchinico che ha senso solamente per la macchina, per poter cercare delle immagini dei volti simili. E quindi, secondo Hausler, ecco, si diceva, per molti anni abbiamo utilizzato la tecnologia come un modo per focalizzare il nostro sguardo, la nostra visione. Adesso sono interessato a vedere il modo in cui la tecnologia ci guarda a noi, come fa la macchina, come la macchina guarda l'uomo. E Tony Hausler trova in queste rappresentazioni vettoriali un modo totalmente macchinico di rappresentare appunto l'uomo. E quindi si dice: questa è la prima volta che ho visto l'occhio della macchina, l'occhio freddo della macchina che ci guarda. Insomma, poi è un po' ovviamente la rappresentazione vettoriale, la cosa importante è che è qualcosa di probabilistico. E quindi non è qualcosa di effettivamente presente, non ha niente a che vedere con una aderenza al reale. E dall'altra parte ci sono certi autori, che sono,
che fanno un altro tipo di lavoro, sempre nel caso qui della rappresentazione visiva, quindi della riconoscenza facciale. Per esempio, Avital Meshi, che è un'autrice americana, tentava di deviare il dispositivo del riconoscimento facciale facendo semplicemente delle smorfie e tentando di vedere quali sono i risultati alle smorfie prodotte, e quindi si rendeva conto che, per esempio, il dispositivo rappresentava come, ecco, vedete, black hair, ma poi ci sono Asian, male, a seconda del tipo di espressione prodotta, l'algoritmo riconosceva delle rappresentazioni socialmente orientate, no? Un asiatico, maschio, nero, afroamericano, e quindi lei sempre con la stessa faccia tenta, insomma, di mettere in dubbio, insomma, di questionare l'algoritmo. Vabbè, era un po' una parentesi. Vabbè, ora ci sono certe prospettive secondo cui dall'idea di riproducibilità tecnica che abbiamo visto, molte forme artistiche o creative del XX secolo sono un po' dei derivati della riproducibilità tecnica. E c'è un articolo in particolare di Umberto Eco che vi consiglio, un vecchio articolo, ma molto, molto interessante, che si chiama Innovazione e ripetizione. È un articolo degli anni Ottanta. E in questo articolo, senza citarlo direttamente, Umberto Eco rimette un po', ricontestualizza un po' le idee di Benjamin, sostenendo che alla base della creatività e alla base anche delle forme di innovazione estetica ci sono sostanzialmente delle forme di ripetizione, delle forme ripetitive. Il contesto di cui parlava era l'estetica televisiva, in particolare l'estetica seriale, estetica che all'epoca chiamavano un'estetica neobarocca o postmoderna, che insomma erano dei termini in voga negli anni Ottanta. Ma la cosa interessante di Umberto Eco è il fatto di riprendere, insomma, l'idea di Benjamin, dire che l'idea di Benjamin è sostanzialmente l'idea della ripetizione come problematica, è una questione che ha una prospettiva ideologica ben determinata. Ovvero il problema della ripetizione come problematica è un problema in realtà legato all'industrializzazione, alla serialità, cioè quello di cui parlavamo l'altra volta, ovvero perché la ripetizione è considerata come un elemento negativo, è considerata come un elemento negativo nel contesto estetico perché si avvicina all'idea della riproduzione in serie. E la riproduzione in serie è problematica perché la riproduzione in serie è la riproduzione industriale, e quindi la riproduzione industriale è un problema da un punto di vista di una critica del capitalismo. E Umberto Eco però ci dice che in realtà le forme creative sono sostanzialmente basate su delle forme di ripetizione, ovvero quando creiamo qualcosa, quando tentiamo di innovare, in realtà ci basiamo su qualcosa di precedente e modifichiamo o otteniamo delle variazioni su qualcosa che già esisteva. E inoltre la ripetizione è sostanzialmente ha un valore anche euristico e interpretativo, quindi perché ci permette di sapere già una certa struttura, per esempio narrativa. Succede nelle serie TV, no? Nelle serie TV abbiamo delle strutture prestabilite che si ripetono. In questo caso Eco parlava delle serie TV del genere di non quelle che vediamo adesso, per esempio Colombo, sapete, CSI, non so quali serie, le serie non a foglietto,
Oggi ci sono una grande quantità di serie che sono solta una trama che continua attraverso gli episodi. Umberto Eco prendeva in esame quelle che erano delle forme creative degli anni 80-90, delle serie dove non c'è continuità tra un episodio e l'altro, no? Ci sono gli stessi personaggi, ma è come se questi personaggi vivessero nello stesso mondo. Ma le puntate non sono legate le une alle altre, e lì abbiamo una trama, una struttura narrativa che si ripete, e il fatto di avere una struttura narrativa che si ripete aiuta lo spettatore a ritrovare delle cose che sa già, e ritrovando le cose che già conosce è appagato dal fatto di ritrovare le cose che già conosce. Questo gli permette di interpretare più facilmente perché osserva le variazioni di ogni episodio. Ma gli permette anche di divertirsi del fatto che le cose si ripetano esattamente nello stesso modo che conosce già. Insomma, quindi l'idea di ripetizione, secondo Eco, è veramente qualcosa che è essenziale soprattutto nella creatività audiovisiva. E certe forme artistiche che ci interessano in particolare sono certe forme di creazione estetica sono fondamentalmente basate sull'idea di riprodurre delle opere già esistenti per creare qualcosa d'altro, basandoci su della materia, del medium preesistente. Per produrre qualcosa di nuovo, un esempio di questo è, evidentemente, c'è tutto quello che oggi conoscete, i meme, i GIF, tutte quelle cose lì, evidentemente sono basate sulla stessa idea, no? Prendiamo qualcosa di preesistente e lo modifichiamo. Però nel corso del Novecento c'erano delle forme creative di questo tipo, in particolare quello che si chiama il found footage, che forse conoscete. Il found footage è, adesso ve lo mostro. È una forma di creazione cinematografica che era un po' appunto in questo caso non di massa e non diffusa attraverso le logiche di diffusione industriali tradizionali, ma era qualcosa un po' di nicchia, ma la forma estetica del found footage è qualcosa su cui che viene ripreso in maniera molto importante con i media digitali. E l'idea del found footage è quella di trovare delle pellicole abbandonate da qualche parte negli archivi o che non sono state utilizzate o che non sono mai state diffuse e attraverso queste pellicole fare un rimontaggio per ridare luce e permettere permettere a questi materiali di essere visti, ma anche di creare qualcosa di nuovo a partire da questi materiali. E forse gli autori più famosi in questo contesto sono Gianni Kian e Ricci Lucchi. E uno dei film che io trovo più belli di Gianni Kian e Ricci Lucchi è Pei Barbar, che è un film del 2009 e che riutilizza degli archivi audiovisivi dell'epoca coloniale fascista, e quindi permette di vedere questi archivi. Tra l'altro, no, la musica, perché la musica è molto bella. Eccoci qua. Per esempio, sono le parate del Duce in Etiopia. Re.
dei popoli colonizzati che fanno il saluto fascista al passaggio delle truppe. E tra l'altro anche il contenuto, no? Si parla di un periodo, l'epoca dell'impero fascista, no? L'epoca della colonizzazione fascista è qualcosa che è molto poco trattato generalmente dai media soprattutto. E i film di Gianni Caneluccio qui sono veramente fantastici, soprattutto quello che è interessante è il modo in cui riprendono quindi questi materiali e li attraverso una messa in forma estetica abbastanza semplice riescono a creare una sorta di effetto di straniamento, no? Cioè una sorta di presa di distanza dal contenuto della pellicola che mostra insomma la distanza anche temporale, come se queste immagini appartenessero a un altrove, no? Un altrove un po' onirico, difficile da capire. E questa messa a distanza provoca anche una forma di perturbamento nello spettatore quando si vedono queste immagini, quando guardate un film di Gianni Chinaric Lucchi in tutta la sua integralità, sia veramente una forma di una sensazione di perturbamento data proprio dalla materia stessa, dalla granularità dell'immagine della pellicola. E il supporto e il lavoro appunto sul supporto, sulla materia, quindi proprio sulla pellicola audiovisiva. Quello che fa, per esempio, un altro autore noto nel found footage, che è Bill Morrison. Bill Morrison utilizza anche lui delle pellicole ritrovate, quindi siamo sempre in questa idea di ripetizione, di ripresa, di riproduzione, e queste pellicole ritrovate sono spesso delle pellicole rovinate, degradate, no? Col tempo, la pellicola si degrada autonomamente col tempo e Morrison utilizza tutti i problemi della pellicola come delle forme estetiche e anche delle volte delle forme narrative. Questo è giusto un piccolo passaggio.
Vabbè, non lo mostro tutto, stiamo perdendo troppo tempo. È bello, no? No? Sì. Vedete com'è? È un lavoro sul... Anche qui è un lavoro sul supporto, cioè il supporto del contenuto audiovisivo che diventa il protagonista. E il lavoro sul supporto, se vogliamo, cioè è un po' un fil rouge, no? Dell'arte del XX secolo. Sapete, da Fontana, no? Quando Fontana taglia la tela. Cosa fa tagliando la tela? Mostra il supporto, no? Mostra la tela che normalmente non si deve vedere, deve essere un dispositivo trasparente per mostrare l'oggetto della rappresentazione. Invece, per tutto il corso del XX secolo è proprio il supporto dell'oggetto artistico che viene messo in avanti, e il discorso filosofico, insomma, sociologico. Di degli autori come Benjamin va nello stesso senso, cioè un discorso che lavora sul supporto dell'arte, no? Lo dice anche all'inizio del testo. Noi lavoriamo sulla materia attraverso cui l'arte viene espressa, quindi si ragiona da un punto di vista teorico, ma anche si ragiona con la creazione sul supporto, sul supporto, in questo caso materico, della creazione. Ma da un altro punto di vista, se volete, anche la semiotica, anche tutta la prospettiva, il linguistic turn, la prospettiva strutturalista, in qualche modo è un lavoro sulla struttura che permette di accedere e di esprimere il linguaggio. Quindi c'è tutto un lavoro nel corso del XX secolo che va sempre a vedere quali sono i supporti linguistici, materiali della comunicazione. Stiamo parlando di Gianni Chianerici Lucchi. Guarda, i tuoi colleghi semiotici ti potranno parlare del l'ebraïage. L'ebraïage sostanzialmente è sempre presente, cioè la teoria dell'enunciazione è una sorta di griglia di lettura che ti permette di studiare qualsiasi forma di comunicazione, no? Il débrayage, che in realtà è presente anche quando parlo di me stesso, è il fatto di delegare il soggetto dell'enunciazione, cioè quello che proferisce la parola, a un qualcosa d'altro. Quando io dico io parlo, la parola io, è il fatto di delegare alla parola io il soggetto di me stesso che sto parlando. E la frase io parlo, se io analizzo la frase io parlo, la teoria dell'enunciazione mi serve a risalire al contesto, la situazione originaria del momento in cui è stato proferito l'enunciato, e quindi all'interno dell'enunciato si trovano questi, si chiamano dei ittici, no, nelle frasi che rinviano alla situazione di enunciazione. La situazione di enunciazione è la situazione in cui io ricevo e la situazione in cui rinvio. Quindi ovviamente si può guardare quello come una forma di teoria dell'enunciazione. Ma diciamo che l'effetto di straniamento è qualcosa d'altro, cioè piuttosto un effetto estetico. La teoria dell'enunciazione permette, insomma, di analizzare come si pone l'oggetto di comunicazione, come si pone l'oggetto linguistico o cinematografico da un punto di vista comunicativo, se vogliamo. No? Cosa dicono i semiotici? E nel contesto del lavoro sulla materia, anche quello, per esempio, di certi autori come Armand, che insomma, uno di quelli che hanno più lavorato sulla materia, appunto, sul supporto, che per esempio faceva queste vetrine, le trovate al Pompidou, le trovate un po' in tutti i musei, forse anche al Museo d'Arte Moderna, qui, non lo so. Queste vetrine dove metteva, per esempio, non so, trovava i residui di una spazzatura di una famiglia borghese. In questo caso, de chez bourgeois significa spazzatura borghese, e li buttava dentro una vetrina, e dentro questa vetrina questa spazzatura viene esposta in un museo. E quindi quello che succede è che quello che viene esposto è della materia che si decompone. Quindi si vede la materia che si degrada.
E quindi quando andate a vedere adesso vedete che tutta ha preso un colore che non era lo stesso che aveva nel 1959, ma quindi anche qui c'è un lavoro sul supporto e sulla degradazione del supporto. L'ultimo esempio. È quello di un autore che dal mio punto di vista è straordinario, Martin Arnold, è un autore di video art austriaco e Martin Arnold riutilizza delle pellicole soprattutto di cartoni animati e le rimonta. Quindi anche qui c'è un lavoro di ripresa, di ripetizione, di riproduzione per creare qualcosa di nuovo. Questo è qualcosa che viene realizzato spesso da degli autori e spesso viene ricondotto a ciò che viene ripreso un termine di Freud che chiamava Unheimlich. Non so se avete mai sentito, sentito parlare dell'Unheimlich. Unheimlich vuol dire spaesamento, straniamento, non so come viene tradotto in italiano, in inglese lo chiamano uncanny. Freud spiega l'idea dell'Unheimlich in questo modo. Un giorno racconta questo aneddoto, si trovava in un scompartimento del treno, si alza per prendere la valigia e vede fuori dallo scompartimento una persona che gli sembra di ricordare di aver già visto da qualche parte, ma che ha un profilo veramente sgradevole, che veramente fastidioso, per qualche secondo resta veramente interdetto di fronte a questa persona finché non si rende conto che è il riflesso di lui stesso sul vetro dello scompartimento e sul momento non si era accorto che era lui. E allora questa idea viene ripresa con la questione della riproducibilità tecnica, per esempio è il sentimento che si può provare quando sentite la vostra voce registrata, no? Senti, la voce registrata è la tua stessa voce, però ti viene rimandata da una riproduzione tecnica e la senti diversamente perché sappiamo che noi siamo abituati a sentire la nostra voce dall'interno e quindi è molto più bassa che quella che si sente dall'esterno. E questa forma di riproduzione provoca un effetto di spaesamento, ovvero sentiamo qualcosa che ci è familiare perché la riconosciamo da molti punti di vista, ma allo stesso tempo è defamiliarizzata. Quindi c'è qualcosa che noi conosciamo, ma che viene reso perturbante dalla sua riproduzione. E questa tecnica per Freud questo sentimento veniva veramente utilizzato come una tecnica psicanalitica, quella di defamiliarizzare. E molti artisti usano la riproduzione tecnica come forme di defamiliarizzazione. Quindi si riprende qualcosa di conosciuto e lo si rimette, lo si ridà attraverso una riproduzione, e questa riproduzione provoca un effetto di spaesamento basato sul fatto che riconosciamo qualcosa di già visto, qualcosa di familiare, però la forma che ce lo ridà è una forma che ci perturba. E qui, per esempio, no, si riprendono dei cartoni animati ben conosciuti, quindi ritroviamo qualcosa di conosciuto, di familiare, e però il modo in cui ci viene ridato è un modo spaesante e perturbante.
e recentemente c'è tutto un pilone di studi dell'arte digitale che parla del digital uncanny. Per esempio, sapete, le riproduzioni, i volti riprodotti che tentano di imitare il volto umano e che però si vede che sono falsi, però imitano il volto umano, quindi c'è qualcosa di familiarizzante, ma lo stesso di familiare, nel senso che lo riconosciamo, ma è allo stesso tempo perturbante perché ci rendiamo allo stesso tempo conto che si tratta di una riproduzione. E dunque molti autori lo usano come, quindi partendo dall'idea che si prende una riproduzione, quindi si prende qualcosa di già esistente, delle forme preesistenti, e a partire dalla forma preesistente si crea qualcosa di nuovo, che quindi vedete è un po' il fil rouge dell'arte, anche dell'arte del pensiero del XX secolo, che poi finisce, diventa qualcosa di una forma creativa, culturale, molto più generale grazie al digitale, no? Il digitale è basato principalmente su questa idea del riprendere qualcosa di preesistente per modificarlo e che dunque è possibile grazie appunto alla riproducibilità tecnica e molti artisti tentano di questionarlo attraverso delle opere di questo tipo e quindi attraverso l'idea che debba produrre una forma di straniamento, cioè noi conosciamo già la materia preesistente, però attraverso la sua riproduzione, il suo rimontaggio, produciamo una forma di perturbamento che ci permette, insomma, anche di questionare la materia preesistente. Allora, oggi, quindi, in quest'ora che ci resta, noi tentiamo di capire, lavorare sulla nozione di patrimonio, ma soprattutto di vedere come la nozione di patrimonio sia una nozione situata e contestuale, che quindi cambia a corsa del tempo, e il concetto che abbiamo oggi di patrimonio è un po' il frutto del XX secolo e in particolare della storia europea del XX secolo. E dunque negli anni 2000 si è un po' messa in questione la nozione di patrimonio come l'abbiamo ereditata. E la digitalizzazione la rimette in questione ancora di più. Allora, c'è un'idea, innanzitutto c'è un'idea primaria, insomma, gli autori che si usano più spesso per definire il patrimonio sono Babbelone e Chastel, sono insomma due autori francesi. Allora, appunto, la nozione di patrimonio ve l'avevo detto nel corso della prima volta che ci siamo visti, il concetto di patrimonio dal punto di vista istituzionale del pensiero è stato molto sviluppato in Francia per ragioni storiche, ma anche in Italia, ma insomma io mi baso insomma sulla teorizzazione francese, ma le due non sono per niente discordanti. Allora, c'è un'idea di patrimonio che è quella che il patrimonio sia l'eredità del passato che ci viene lasciata dalle precedenti generazioni. Quindi l'idea che il patrimonio sia ricopra il tesoro, i tesori del passato, la nozione di patrimonio copre di maniera necessariamente vaga tutti i beni e i tesori del passato. Ora, è Derrida che inizia un po' a mettere in questione questa nozione in un'opera intitolata Mal d'archive. Poi, se avremo il tempo, faremo questo legame tra archivio e patrimonio, insomma. Dove ci dice quindi la questione dell'archivio non è una questione del passato, è una questione dell'avvenire, la questione dell'avvenire stesso, la questione di una risposta, di una promessa e di una responsabilità per il domani. Quindi, in qualche modo, lui sposta l'attenzione dall'idea che il patrimonio sia qualcosa che ereditiamo dal passato all'idea che il patrimonio sia qualcosa che è legato all'avvenire e quindi all'idea al tipo di società che noi vogliamo costruire per il mondo che verrà. E quindi in sostanza sposta l'idea dal fatto che il patrimonio
sia qualcosa che lega il presente con il passato, all'idea che il patrimonio è piuttosto qualcosa che lega il presente con il futuro. Ovvero tutto quello che noi decidiamo di rendere patrimonio, nel momento in cui lo decidiamo di renderlo tale, viene trasmesso alle generazioni future, e la trasmissione alle generazioni future consiste in un'idea della società che noi vogliamo per un domani. E allora, nella dimensione patrimoniale ci sono queste due nozioni, queste due dimensioni che sono fondamentali: la questione della conservazione e la questione della trasmissione. L'oggetto patrimoniale, per poter trasmettere, ovviamente la conservazione è consostanziale alla trasmissione, nel senso che l'oggetto patrimoniale, per poter essere trasmesso, deve essere conservato, no? Se non è conservato, non possiamo trasmetterlo. Però la conservazione è finalizzata alla trasmissione. Se noi conserviamo qualcosa, la conserviamo nella finalità di poterla trasmettere. Allora, c'è una prima questione, è una questione piuttosto, diciamo, contestuale. Per situare, insomma, la questione di archivi e patrimoni nel contesto storico, archivi e patrimoni sono evidentemente legati alla dimensione del potere, ovvero tutti i governi, quando si formano degli stati, l'avevamo forse già detto, ristabiliscono il proprio patrimonio e i propri archivi. Quando si attacca un paese, per esempio, si distruggono gli archivi di quel paese, perché distruggere gli archivi significa poter permettere alla società di ripartire da zero, no? La società è basata su degli archivi. Per esempio, gli archivi sono quelli dove si conservano, per esempio, i dati legati alle vostre identità, no? Le vostre carte d'identità sono connesse all'anagrafe. Quindi, se voi sparite l'anagrafe, se viene bombardata l'anagrafe, tutti i nostri dati risultano ineffettivi. E quindi si ricomincia tutto da capo, no? Chi è italiano, chi non è italiano, riviene definito dal punto zero. Quindi, il legame tra conservazione di documenti e potere è molto importante. Quindi è evidente che chi definisce che cosa viene conservato ha in qualche modo il potere sulla società. Avere il potere sulla società significa avere il potere sul passato, perché è il passato che determina in qualche modo l'identità della società nel presente. Per esempio, vi ricordate quando i talebani, no, forse non vi ricordate, ma c'è stato un momento in cui i talebani hanno fatto esplodere quelle famose statue giganti dei Buddha in Afghanistan. E sono delle pratiche molto spettacolari, chiaramente il cui obiettivo evidente è quello di essere mediatizzate e che se ne parli in Occidente. Hanno, per esempio, altra cosa quando Al-Qaeda aveva preso in mano una parte del Mali, hanno distrutto tutti gli archivi e li hanno bruciati, facendo una grande scena che è stata ripresa, bruciato biblioteche e archivi in Mali, perché l'idea evidentemente è quella di mediatizzarla e fare in modo che se ne parli in Occidente, ma di fatto potremmo, da un punto di vista teorico, estendere l'idea al fatto che questi sono gesti di patrimonializzazione, ovvero sono gesti in cui i talebani decidono quello che si deve conservare e quello che invece viene gettato. Lo decidono in una maniera spettacolare, ovviamente, che è volta a far parlare di sé, e violenta,
Ma allo stesso modo, quando voi avete delle biblioteche nazionali che selezionano quali libri vengono conservati, selezionare cosa viene conservato significa allo stesso tempo selezionare quello che sarà distrutto in modo meno spettacolare, più indiretto, ma fondamentalmente patrimonializzare significa distruggere qualcosa, quindi dimenticare qualcosa e conservare qualcos'altro. E quindi, dal punto di vista della logica del potere è molto più evidente, no? Quando vediamo i talebani, vedere che la patrimonializzazione ha un effetto, un effetto concreto di questo tipo, è meno evidente quando pensate al modo in cui vengono decretati i perimetri, di cosa sarà monumento nazionale, di cosa deve essere conservato, per esempio, in una città. No? So, Torino è stata bombardata, quindi molti palazzi sono stati ricostruiti a causa di questo, però il fatto di decretare che una chiesa non si deve toccare perché la chiesa è patrimonio nazionale e invece dire che la stazione ferroviaria, per esempio, si può toccare, beh, quella è una scelta che decide che la chiesa resta e la stazione invece viene distrutta per rifarne una nuova. È più indiretto, però tuttavia anche lì c'è una selezione che porta alla distruzione di qualcosa. E questo riguarda quindi la questione materiale monumentale, ma vi faccio vedere questo piccolo estratto perché la questione è legata evidentemente alla questione del sapere, nel senso che quando abbiamo degli archivi documentali, quindi dei documenti che vengono conservati, questi documenti sono legati alla costituzione di quello che definirà ciò che si può sapere in una società. E quindi, insomma, vi consiglio di leggere l'archeologia del sapere di Foucault, che forse molti hanno letto, dove parla appunto di questa idea di archivio che è molto, molto, in qualche modo a me dà un po' fastidio perché il termine di archivio è una bellissima teorizzazione appunto di quest'idea della legge di ciò che può essere detto e di ciò che non deve essere detto, che quindi è un'idea di... Forse è questo, ecco, che quindi è una bellissima messa in prospettiva, però crea un'enormità di problemi perché... poi l'archivio di fatto è qualcosa di istituzionale, mentre se pensiamo all'archivio inteso da Foucault, diventa una teorizzazione che non ha niente a che vedere con l'istituzione, degli archivi. Però, c'è una breve sequenza di uno Star Wars di quelli più recenti, dove Obi-Wan Kenobi va a cercare la presenza di di un pianeta negli archivi della Repubblica dove vivono, e dove appunto la presenza, la documentata negli archivi, costituisce l'esistenza di qualcosa. Did you call for assistance? Yes, I did. Are you having a problem, Master Kenobi? Yes, I'm looking for a planetary system called Kamino. It doesn't show up on the archive charts. Kamino. It's not the system I'm familiar with. Are you sure you have the right coordinates? According to my information, it should appear in this quadrant here, just south of the Rishi Maze. I hate to say it, but it looks like the system you're searching for doesn't exist. Impossible. Perhaps the archives are incomplete. If an item does not appear in our records, it does not exist. Ecco, quindi è lì dove scopre sostanzialmente che gli archivi sono stati manomessi, cioè è stato cancellato dagli archivi. Ora bella la risposta dell'archivista in Star Wars, quindi secondo le mie informazioni dovrebbe apparire in questo quadrante qui. Mi dispiace dirlo, ma sembra che il sistema che stai cercando non esiste, è impossibile, forse gli archivi sono incompleti. Se un elemento non appare nei nostri archivi, allora non esiste. E effettivamente in qualche modo è evidentemente una caricatura, però in qualche modo è vero, se pensate che voi cancellate una nota
dal vostro, una nota che viene registrata, una nota, scusate, una, come si dice, una valutazione, non so, un 18 o un 28 che avete preso, se lo cancellate dagli archivi dell'università, beh, dovete riuscire a ridimostrare attraverso delle prove che avete preso effettivamente quel voto, perché se no, di fatto, l'evento del fatto che di essere stati valutati 28 o quanto è cancellato perché non c'è negli archivi. E in qualche modo è qualcosa che è al tempo stesso effettivo, ma al tempo stesso anche problematico, perché chiunque ha lavorato sugli archivi sa che gli archivi sono di fatto sempre incompleti. Quando qualcuno vi racconta che avete un fondo d'archivio e quel fondo d'archivio è completo, esausivo, questo significa una cosa molto molto sospetta, perché qualcosa di completo esaustivo non esiste sostanzialmente mai, e lo vedrete per quelli che verranno, insomma, se riusciamo ad andarci a lavorare sul catalogo di RaiTeke, come tutto dipende dal modo in cui le cose vengono documentate, classificate, selezionate. E fondamentalmente questo determina anche tutto ciò che noi possiamo sapere su quello che è stato patrimonializzato televisivamente. Quindi il modo in cui l'archivio è costituito, con tutti i suoi problemi, per esempio il fatto che fino al 2005 la RAI utilizzava tale impresa per documentare i documenti, poi tale impresa è fallita, quindi ne hanno presa un'altra. E quest'altra impresa utilizza un altro metodo, eccetera, eccetera. Quindi ci sono tutta un'enormità di problemi sostanziali e molto empirici che poi determinano il modo in cui si ricorda il passato. Va bene. Cioè, il patrimonio generalmente nel corso del XX secolo, l'idea di patrimonio come l'abbiamo quindi ereditata nel XX secolo in Europa, è legata all'idea di salvaguardia. Si patrimonializza, si rende patrimonio ciò che si vuole salvaguardare. E quindi c'è la dimensione materiale che nel corso del XX secolo è stata particolarmente sottolineata. Questo per dei motivi storici abbastanza evidenti. Diciamo che nel XX secolo, se ci pensate, cosa succede? C'è la Prima Guerra Mondiale. Durante la Prima Guerra Mondiale, quindi, si vedono enorme quantità di distruzioni. Si comincia dunque a riflettere all'idea di mettere in piedi qualcosa che tenti di salvare quello che è stato distrutto durante la Prima Guerra Mondiale. Poi arriva la Seconda Guerra Mondiale, l'Europa viene sostanzialmente per buona parte rasa al suolo. E lì allora si dà l'input in là per la creazione, per esempio, delle Nazioni Unite, e le Nazioni Unite, e in particolare l'UNESCO, che inventa la nozione di patrimonio culturale, che è un'invenzione francese e italiana sostanzialmente come teorizzazione. Infatti, l'UNESCO ha sede a Parigi. Nell'idea di patrimonio culturale c'è l'idea di salvare da un punto di vista supranazionale. Degli elementi soprattutto architettonici, perché si faceva fronte al fatto che erano state distrutte delle città, quindi dei monumenti, per poterli conservare nel caso di disastri che fossero delle guerre o dei progetti che potevano mettere in discussione questi monumenti. E per esempio, se andate a vedere un po' l'idea di questo è un video dove appunto si riutilizzano dei documenti d'archivio, ma uno dei video che l'UNESCO utilizza per raccontare la nascita dell'UNESCO, e come vedete la nascita dell'UNESCO è basata sulla non guerra in qualche modo, no? Sulla negazione della guerra, sulla negazione della distruzione. È a partire dalle macerie, insomma, che si costruisce qualcosa di diverso e qualcosa che è volto a impedire ciò che l'ha creato. Ed è qualcosa che si ritrova d'altra parte in maniera molto, anche in tutta la storia della costruzione europea, se volete, c'è un po' la stessa retorica.
o lo stesso mito, è il mito che l'Unione Europea sia basata sulla Seconda Guerra Mondiale e sulla negazione della Seconda Guerra Mondiale. Cioè, a partire dalla Seconda Guerra Mondiale si creano delle distruzioni e l'Unione Europea è volta, per esempio, si dà il Nobel alla pace per l'Unione Europea, ma più che un Nobel alla pace è un Nobel alla non guerra. È una ideologia, una sorta di valore ideologico basato sulla negazione, un valore ideologico litotico in qualche modo, no? È basato sulla negazione della guerra. L'Unione Europea è positiva perché impedisce di fare la guerra all'interno tra i paesi che avevano provocato la Seconda Guerra Mondiale. Il che, se volete, tra parentesi, è molto problematico, perché a parte che non è vero, ci sono state delle guerre in Europa, in Jugoslavia negli anni 90, ma al tempo stesso il avere un valore litotico, un valore basato sulla negazione, è qualcosa di problematico nel momento in cui bisogna immaginare, no, una continuità, appunto un avvenire. Bene, quindi ci sono questi eventi molto storici, molto contestuali, insomma, che in qualche modo determinano l'idea di patrimonio come qualcosa di basato sulla sua dimensione materiale e basato sul fatto che si deve far fronte alla possibilità della disparizione dei monumenti, degli elementi della società che sono particolarmente, che hanno un particolare valore. C'è un esempio che possiamo prendere, che è quello dell'invenzione del patrimonio cinematografico. L'invenzione del patrimonio cinematografico, è un perfetto esempio che mostra, come, la questione patrimoniale, arriva, per far fronte appunto al rischio, della distruzione. Allora, voi sapete quando è stato inventato il patrimonio cinematografico? Perché prima non c'era assolutamente l'idea di patrimonio cinematografico, beh, ve lo dico io, tutte le cineteche europee e americane iniziano a essere inventate intorno agli anni 30, fra il 1930 e il 1937-36 vengono inventate, per esempio, la Cineteca di Milano, la Cinémathèque française, la Cineteca di Londra, quindi queste cineteche sono dei luoghi dove cosa si vuole fare? Si vuole salvare delle pellicole cinematografiche, materialmente, quindi, degli oggetti delle pellicole, perché queste pellicole vengono considerate interessanti, e quindi metterle da parte, conservarle per poi, ovviamente, studiarle, quindi successivamente trasmetterle. Ora, perché secondo voi si inventa il patrimonio cinematografico? Perché le cineteche nascono negli anni 30? Nessuno ha fatto storia del cinema. Avete degli esami di storia del cinema? Ogni volta quando ci sono delle date, c'è sempre un motivo per cui qualcosa succede a una certa data e non a un'altra. Ovvero che se succede vuol dire che c'erano le condizioni di possibilità perché potesse succedere. Allora, nel 1927. Proprio nel 1927, una data importante nella storia del cinema, perché è la data in cui si inventa il cinema muto finisce e si inventa il cinema parlant, che adesso non ho il nome in italiano, il cinema parlante, il cinema parlato, non so. E quindi il suono viene associato all'immagine. Nel momento in cui accade ciò, il suono viene associato all'immagine, che cosa succede? Tutti i film muti non circolano più nelle reti di diffusione e quindi nelle sale cinematografiche. Quindi tutti i film muti vengono messi da parte. E allora vengono messi da parte per i produttori all'epoca. Che cosa significa? Vi ricordate che dicevamo che l'archiviazione è fondamentalmente legata alle possibilità di riuso di qualcosa e di monetizzazione di qualcosa. Quindi il motivo per cui certe cose vengono salvate è legato al fatto che si possano riutilizzare, ridiffondere, quindi monetizzare. E all'epoca i produttori cinematografici si rendono conto che è impossibile da monetizzare, perché una volta che il pubblico si è abituato
al cinema parlato, non vorrà più guardare dei film muti. E quindi sapete cosa fanno i produttori delle pellicole di film muti? Li distruggono. Quindi fanno dei grandi falò dove bruciano le pellicole. E perché bruciano le pellicole? Perché le pellicole all'epoca erano basate su supporto che si chiama nitrato, e il nitrato è un supporto che è soggetto all'autocombustione. È costituito da delle cellule che nel corso della loro degradazione si incendiano da sole. E brucia tantissimo, brucia anche nell'acqua, la pellicola nitrata, una cosa incredibile. Ho visto bruciare nell'acqua una pellicola nitrata, non avremmo mai pensato che il fuoco potesse svilupparsi nell'acqua, invece sì. E dunque queste pellicole sono molto pericolose. Quando si conservano, oltre a occupare spazio, evidentemente, sono estremamente pericolose. Infatti la storia del cinema, gli albori del cinema è punteggiata da dei grandi incendi. Per esempio c'è un grande incendio che si era dichiarato nel 1896 a Parigi, il famoso incendio du bazar de la Charité. Era un bazar dove delle donne facevano dell'opera di carità per i poveri, e conservavano delle pellicole cinematografiche che venivano mostrate. E queste pellicole si incendiano, brucia tutto e 150 persone muoiono. Quindi, che cosa i produttori all'epoca pensano? Che questi supporti sono pericolosi e in più questi supporti non hanno alcun interesse economico, ovvero non possono essere ridiffusi. E quindi, che cosa fanno? Li distruggono. La conseguenza di questo è che si comincia dunque a perdere una grande quantità di film. E allora è a quel momento che delle persone come Henri Langlois, che è uno degli inventori della Cinémathèque française, cominciano a pensare alla possibilità di istituire qualcosa che sia l'equivalente di un museo del cinema e che sarebbe la Cineteca, perché voi avete il museo del cinema qua, ma diciamo che il museo del cinema fondamentalmente è una Cineteca, cioè un luogo dove si conservano dei film e dove si mostrano, quindi è una Cineteca. Okay, poi c'è il museo del cinema, più un museo. Sul Museo del Cinema di Torino è più un museo sul non film, cioè su tutto quello che si trova intorno alla pellicola cinematografica, ma fondamentalmente l'idea di Museo del Cinema è la cineteca, ovvero la conservazione della pellicola e l'esposizione della pellicola. E dunque l'idea della patrimonializzazione del cinema, è basata su questo rischio della disparizione, il rischio che si perda tutto e quindi si comincia a conservare, a mettere da parte le cose perché si ha paura, che queste vengano distrutte. E solamente dopo, almeno cronologicamente, avviene la sua legittimazione artistica, ovvero la legittimazione artistica del cinema fa seguito, almeno cronologicamente, alla sua patrimonializzazione. Cioè non è il contrario, non è che si scopre che il cinema può anche essere considerato come una forma d'arte e dunque si patrimonializza. Ma si patrimonializza perché effettivamente si corre il rischio che i film vengano persi e successivamente si comincia a legittimare questa patrimonializzazione dicendo che lo stiamo conservando perché è una forma artistica e quindi nei manifesti legati alle ricerche di fondi per finanziare le cineteche si deve mettere in avanti il fatto che il film è un'opera d'arte ed è il motivo per cui bisogna salvarlo. Questa era l'idea del bazar della Charité. Ecco, quindi c'è nella storia dell'invenzione del patrimonio cinematografico, si vede bene come c'è una dimensione materiale che è molto importante, il rischio che si perda il supporto. E per far fronte a questa dimensione materiale si trova la legittimazione artistica e si pensa dunque al processo di conservazione. Dobbiamo conservare le pellicole che all'epoca erano delle pellicole in nitrato e quindi devono essere stoccate in delle condizioni
che siano propizie a, per esempio, della umidità relativa, la temperatura deve essere conservata, deve essere stabile, in modo che il supporto non si degradi. Quindi, vedete come ci sono, insomma, nel corso del XX secolo, legati alla nozione di patrimonio, degli eventi, degli elementi che ci portano a mettere in avanti la dimensione materiale del patrimonio e dunque la questione della conservazione. Ovvero la questione della conservazione è l'elemento più importante che viene, diciamo, esacerbato nella nozione di patrimonio, come viene difesa nel corso del XX secolo in Occidente. E quindi è legato, insomma, a questo contesto l'idea di patrimonio culturale come viene messa avanti dall'UNESCO, e l'idea di patrimonio culturale dell'UNESCO non è giusto un esempio, ma è veramente un sintomo del pensiero patrimoniale del XX secolo. Come è stato concepito il patrimonio culturale dell'UNESCO? Risponde insomma a tutte le logiche che mettono in avanti la patrimonializzazione nel corso del XX secolo, soprattutto in Europa. E quindi l'idea è che il patrimonio culturale è fondamentalmente un'istituzione volta alla salvaguardia, cioè volta a impedire il rischio della disparizione di qualcosa. Ciò che viene iscritto nel patrimonio culturale ha come obiettivo il fatto di non sparire. Il patrimonio culturale deve permettere all'oggetto che patrimonializza di restare tale quale. Scusate, non vi ho tradotto, però vabbè, nella Convenzione sul patrimonio culturale, che ha preso decine d'anni di essere scritta, ma insomma si vede bene come c'è questa logica molto materiale presente. Vedete, ai fini della presente convenzione sono considerati come patrimonio culturale i monumenti. Quindi i monumenti sono, per esempio, delle statue, un edificio, la Mole Antonelliana, poi gli insiemi, un insieme di edifici, non so, un insieme costituito da una chiesa, un convento, eccetera. Poi i siti, il sito può essere, non so, il bacino della Senna nel centro di Parigi con i Lungo Senna e l'Île de la Cité, quindi un insieme di monumenti e di insieme di edifici. Quindi c'è veramente una logica anche nella concezione proprio di quello che viene scelto dell'oggetto del patrimonio, c'è veramente una logica materiale, oggettale proprio. Si parte dall'oggetto e si tenta di definire il patrimonio come un insieme di elementi, un insieme di oggetti. E questa concezione non è per niente scabrosa, non è quello che intendevo dire, ma diciamo che è volta quindi a quest'idea, all'idea della salvaguardia e della preservazione. E c'è un esempio in particolare molto significativo che è quello del centro di Lione, questo è il Vieux Lyon, la città vecchia di Lione, che si trova sulle rive del fiume Saône. E questa città vecchia, che è una città fondamentalmente rinascimentale, il centro della città che era stato costruito nel Rinascimento, negli anni 60-70 era totalmente come tutti i centri città fino agli anni 90, diciamo, era fondamentalmente degradato, mal popolato, addirittura pericoloso, le fondamenta quasi degradate col rischio che gli edifici crollino, eccetera. Quindi, insomma, una zona che non aveva niente a che vedere con quello che potremmo trovare oggi nella città vecchia, insomma, di una città europea, e ci torneremo perché è legato appunto a tutta questa idea della patrimonializzazione, il fatto che le città vecchie oggi siano bellissime e tutte ristrutturate. Ma dunque, cosa succede all'epoca? Il ministro della cultura dell'epoca francese, André Malraux, che è anche lo scrittore, che forse conoscete, riesce a far iscrivere tutto il centro della Lione Vecchia come monumento nazionale, perché all'epoca si voleva far passare un'autostrada, l'autostrada che collega Marsiglia a Parigi, attraverso il centro di Lione e radere al suolo tutta la città vecchia con l'autostrada che avrebbe permesso, insomma, di andare dritti fino a nord. Che non è una cosa assurda, eh? Se ci pensiamo oggi sembra un po' assurdo,
Ma all'epoca si faceva. Pensate, a Genova c'è l'autostrada che attraversa il centro, per fortuna hanno fatto una sopraelevata e non hanno distrutto tutto, ma quasi, insomma. Perché? Perché all'epoca si aveva un'altra concezione, probabilmente, di ciò che bisognava patrimonializzare e cosa no. Però vedete che all'epoca quindi c'erano questi rischi di distruzione, di perdita materiale, e per far fronte a questi rischi di perdita materiale si mette in avanti la salvaguardia e la protezione. Salviamo e proteggiamo perché c'è il rischio che venga distrutto. Oggi, per esempio, dal punto di vista ambientale, tutto questo ha molto senso. La salvaguardia e la protezione, per esempio, delle barriere coralline, no? Molto, ha senso perché c'è il rischio che il degrado della barriera corallina è molto elevato. Quindi mettiamo in avanti degli elementi per salvaguardarla e proteggerla. Bene. E la logica patrimoniale dell'UNESCO, per esempio, si ritrova nel fatto che spesso vengono ritirati dei siti dalla lista del patrimonio culturale dell'UNESCO perché vengono ritirati, perché materialmente vengono messi in difficoltà, vengono messi in questione. Per esempio, il centro di Dresda era stato totalmente distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale dai bombardamenti americani ed è stato totalmente ricostruito dai sovietici il piccolo centro esattamente in maniera identica a come era prima. E quindi quando ci andate uno pensa che sia un centro medievale rinascimentale, invece no, è una ricostruzione. Ebbene, questa ricostruzione era stata iscritta al patrimonio culturale dell'UNESCO. A un certo punto il comune di Dresda decide di fare un ponte che attraversa il fiume Elba vicino al centro storico. Ebbene, questo viene visto come una messa in questione materiale del centro storico di Dresda e quindi si corrono minacce dell'UNESCO per ritirare il sito dal patrimonio. Il comune di Dresda dice che se ne frega, che ha bisogno di togliere traffico dalle vie troppo trafficate, costruiscono il ponte e quindi il sito di Dresda viene ritirato dal patrimonio UNESCO e non è più nel patrimonio UNESCO. Quindi vedete che la logica patrimoniale si va nei due sensi, no? Nel senso della salvaguardia, nel senso di ritirare quello che non è più tale perché non abbiamo potuto salvaguardarlo. Ok, boh. Allora, quindi la cosa è evidente, l'idea della patrimonializzazione è basata su degli oggetti che vengono selezionati materialmente per impedire che questi oggetti si distruggano. E per impedire che questi oggetti vengano distrutti, allora gli diamo un valore che è un valore patrimoniale, il valore di una testimonianza del passato, poi torniamo su questo, e questo valore che è una testimonianza del passato deve essere salvaguardato e quindi conservato per poter essere trasmesso alle generazioni successive. Ora, non so se vi siete mai accorti che spesso fanno delle pubblicità dell'Italia dicendo che l'Italia è uno dei paesi, forse la fanno per l'Eurovision, che ha più siti iscritti al patrimonio culturale dell'UNESCO, forse è il paese che ha più siti iscritti al patrimonio culturale dell'UNESCO, no? Ecco, secondo voi perché è così? Perché l'Italia? Perché siamo più bravi degli altri? Perché l'Italia ha così tanti siti iscritti al patrimonio culturale dell'UNESCO? E dopo l'Italia, ovviamente, cosa c'è? C'è la Francia, c'è la Germania, c'è la Spagna. Sono i paesi che hanno più siti iscritti al patrimonio culturale dell'UNESCO. Ma perché? Siamo più bravi noi? L'UNESCO da solo, no, l'UNESCO non dà neanche una lira. No. L'UNESCO ha pochissimi soldi. Diciamo che l'UNESCO può permettere di sbloccare dei fondi, nel senso che nel momento in cui, per esempio, in Nizza recentemente sono riusciti a iscrivere al patrimonio culturale dell'UNESCO, il perimetro di estensione del centro è totalmente assurdo, cioè rinchiude dei quartieri che non hanno alcun interesse, secondo me, ma, e quindi a quel punto, una volta decretato che quello è dall'Istituto Sopranazionale Patrimonio, beh, è una leva in più per poter ottenere finanziamenti, per esempio, per restaurare le facciate di palazzi. Però, quindi sì, c'è una leva monetaria, effettivamente, ma quindi, scusami, ma non spiega perché gli italiani ne avrebbero di più dell'Azerbaigian?
lo sappiamo tutti noi italiani. Secondo te i giapponesi la vedono nello stesso modo? Pensano che l'Italia è il centro del mondo e del pensiero? Secondo me no. E particolarmente? Ok, può in qualche modo essere legato a questo. Diciamo che allora, il primo motivo è che questa idea di patrimonio è un'idea di patrimonio basato su una situazione storica e culturale propria all'Europa e quindi alla Seconda Guerra Mondiale, alla storia europea e proprio anche al modo di costruire le città europee. Quindi si è basata l'idea del patrimonio supranazionale e mondiale su un'idea fondamentalmente eurocentrica della storia, della cultura europea e anche della disparizione che era problematica nella storia e nella cultura europee e quindi fondamentalmente dell'Italia, dei paesi europei. Allora, quando guardavamo la cartina dei paesi scritti sulla lista dell'UNESCO, tutti si trovano, ce ne sono tantissimi quindi in Europa e pochissimi in Africa, per esempio. E com'è che ce ne sono pochissimi in Africa? Perché gli africani non sono la culla della civiltà e invece l'Europa sì? Secondo me no. Lo è perché la concezione del patrimonio messa, costruita dall'UNESCO è una concezione europea e risponde alla concezione europea il patrimonio europeo, guarda caso. Ovvero un patrimonio basato sull'oggetto, la materia. Okay. Per esempio, noi abbiamo la Chiesa, abbiamo la Mole Antonelliana, no? La Mole Antonelliana, chi penserebbe mai di distruggerla e ricostruirla? No? Nessuno. Cosa facciamo? La restauriamo. È la cosa in cui siamo bravissimi in Europa. Le belle arti sono restauro e conservazione, no? Restauro e conservazione, cioè si conserva l'oggetto e si restaura per far fronte all'opera del tempo che degrada la materia. Ora, questa concezione è una concezione europea, non va da sé, non è la stessa nel resto del mondo. Per esempio, un esempio che viene fatto spesso da uno storico che si chiama François Hartog è quello dei templi shintoisti giapponesi. Quando andate in Giappone, se avete l'occasione di andarci, vedrete che i templi shintoisti sembrano nuovi, sembrano fatti ieri. E la gente si chiede, ma guarda, questa roba qua non è mica vecchia, l'hanno fatta ieri. E non è che non è vero, vengono ricostruiti ogni 20 anni i templi shintoisti. Quindi non si conserva la materia, non si conservano i pezzi di legno nel tempio shintoista, non come qui in Europa che ne conserviamo la pietra, no? La pietra di Notre Dame deve essere quella, non può essere un'altra, non può essere sostituita da un'altra pietra di 20 anni fa. Il tempio shintoista invece viene ricostruito ogni 20 anni. Le città cinese, in Cina, l'idea di un edificio vecchio va a 20 anni più o meno. Un edificio viene considerato vecchio e da ricostruire se ha una ventina d'anni. In Giappone è lo stesso, forse è legato, non lo so, a delle questioni geografiche, no? È pieno di terremoti, quindi la ricostruzione si fa spesso. Però poco importa. Allora, secondo voi, qui non c'è concezione patrimoniale? Sapendo che questi templi vengono ricostruiti ogni 20 anni? Non è materiale, quindi cos'è? Quindi cosa si trasmette? Sì? L'aspetto estetico sicuramente viene trasmesso, ovviamente. Quindi questi sono templi millenari, che vengono ricostruiti ogni 20 anni da 1000 anni. E in ogni ricostruzione, insomma, cambiano un po' in realtà, cioè non è che sono sempre uguali, perché quando ricostruisci qualcosa, poi
qualche adattamento devi sempre farlo, insomma, perché il terreno cambia, insomma, il contesto cambia, la natura cambia, il clima cambia, le cose cambiano, quindi non è che resta sempre uguale, cioè l'idea sì è di mantenere più o meno la stessa cosa, però sì, sicuramente c'è un aspetto estetico che è quello, però non so, non si può dire che veramente ciò che viene trasmesso patrimonialmente sia la mappa, che permette di ricostruire il tempio. C'è qualcosa di più importante che viene veramente trasmesso. Sì. Certo. Sì. Ok, ma quindi che cos'è questo valore, questo che sì, possiamo chiamare valore puntuale, ma quindi cioè tutto quello che sta intorno, diciamo, all'oggetto, no? Non è l'oggetto in sé, che quello cambia, cioè che sia quello un altro, beh, lo possiamo sostituire, è qualcosa d'altro che va con, chi va avec, ma questo qualcosa d'altro c'è cioè qualcosa di più in particolare che è una cosa essenziale che viene trasmessa in Giappone o che viene trasmessa in Asia e che è molto più importante della pietra che conserviamo noi in realtà. E c'è una cosa in particolare. Boh, allora è il savoir-faire, cioè il saperlo ricostruire con le stesse tecniche di 1000 anni fa. Noi non sapremmo mai ricostruire il Duomo di Torino o Notre Dame con le tecniche che venivano utilizzate quando è stata costruita Notre Dame. Tant'è che quando è bruciata la charpente, il tetto di legno di Notre Dame. Sono tutti gli architetti, tutti gli ingegneri si sono messi a tentare di definire come ricostruire quella cosa con le tecniche attuali, perché con le tecniche dell'epoca non siamo capaci di farlo. Invece, qua in Giappone si trasmette il savoir-faire, quindi di generazione in generazione ci sono dei, non sono dei muratori, insomma, quelli che lavorano il legno. Che non so, adesso non mi viene il termine in italiano, charpentier, francese, che lavorano quindi il legno con le stesse tecniche, che queste tecniche vengono tramandate di generazione in generazione. Vi racconto una storia: quando sono arrivato a Parigi, lavoravo al Musée de l'Homme, che è un museo etnografico che si trova al Trocadéro di fronte alla Tour Eiffel, e insomma io lavoravo al Festival Jean Rouch, che è il Festival di Cinema Etnografico. Jean Rouch è un grande regista di documentari etnografici. E all'epoca un etnografo francese aveva ricevuto in regalo da una famiglia giapponese una casa giapponese dell'Ottocento, una bellissima casa giapponese dell'Ottocento. E questa casa giapponese, i francesi, che hanno questa concezione di patrimonio, sono un po' all'origine di questa idea materiale del patrimonio. I francesi hanno inventato il Louvre, no? L'idea di museo come è concepita oggi è legata a questa idea di patrimonio qui, quindi quella di prendere l'oggetto e di esporlo dietro la vetrina. Ok? Prendo l'oggetto e mostro la materia dietro la vetrina, prendo l'oggetto egiziano e lo mostro nel Museo Egizio di Torino, quindi lo porto via dall'Egitto e lo mostro a Torino per mostrare l'oggetto, quindi per esibirne, per esporlo, per esibirne il valore di esposizione, giustamente. E quindi nella logica giapponese, nella logica francese, l'etnografo decide di portare la casa a Parigi. E quindi questa casa resta bloccata per una decina d'anni in Giappone perché l'ambasciata non riesce a trovare i permessi per trasportarla in nave. Alla fine viene smontata in Giappone, viene portata in nave fino a Parigi e si ritrova al Musée de l'Homme. Quando io ero là per caso, e al Musée de l'Homme che cosa dicono? Boh, dobbiamo ricostruirla. Guardano i pezzi e dicono: ma siamo assolutamente incapaci di ricostruirla. Come si fa a costruirla? Perché non ci sono chiodi. Nelle costruzioni giapponesi non ci sono chiodi, sono tutte fatte a incastro. E quindi chiamano dei charpent giapponesi dal Giappone, che si sono tramandati le logiche di costruzioni dall'Ottocento fino ad oggi, che sono capaci di ricostruirla e la ricostruiscono sul luogo. E poi nel contestuale, ma insomma, l'hanno ricostruita all'interno del Musée de l'Homme, era troppo pesante, rischiava di far crollare il pavimento, e quindi la rismontano e la rimontano di nuovo, insomma, nel jardin d'acclimatation che è altrove, ma quindi in un giardino dove sta molto meglio oggi.
Ma questo quindi per dire che quindi si faceva fronte a della materia, questa materia non poteva essere ricostruita perché non si possedeva il savoir-faire. Savoir-faire che invece i giapponesi avevano perché loro lo tramandano di generazione in generazione. Sì. Certo, sì, no, ma infatti le tecniche di restauro sono, insomma, sono avanzatissime oggi in Italia, in Francia, in Europa in generale, e sono tecniche infatti che fanno fronte e anche le tecniche, le tecnologie più avanzate che permettono, per esempio, non so, quelle con cui hanno restaurato la Cappella Sistina, sono straordinarie e effettivamente fanno fronte proprio a queste... questi problemi qui, ma diciamo che questa dimensione del patrimonio come trasmissione, quindi questa dimensione del patrimonio valorizza il patrimonio come trasmissione, quindi quando si trasmette il savoir-faire, quindi che è qualcosa di non materiale, di non oggettale, è qualcosa che si trasmette di generazione in generazione. Ora, se volete, non è qualcosa che è solamente proprio al Giappone o all'Asia e che da noi non c'è. Diciamo che il modo di vedere le cose che è diverso, nel senso che in Giappone e in Asia questo costituisce il fulcro dell'idea di patrimonio. In Giappone hanno delle persone che vengono considerate tesoro nazionale perché custodiscono certi modi di fare che loro portano in quanto testimoni, cosa che qui non avrebbe senso perché noi siamo sull'idea del... oggetto, che l'oggetto deve durare, deve essere mantenuto tale quale, e se non è mantenuto lo rattoppiamo con le tecniche poi più avanzate perché siamo diventati bravissimi a farlo. Però da noi esiste anche questo patrimonio qui, nel senso che la trasmissione del savoir-faire non è che non esiste in Europa, anzi, esiste ed è predominante anzi in Europa. Non so, vedete gli utai di Cremona, no? Gli utai di Cremona fanno i violini nello stesso modo in cui lo facevano centinaia di anni fa, e quindi c'è una trasmissione importantissima anche lì. Scusa. Esatto, per quello che infatti abbiamo visto Benjamin, no? Perché appunto quindi lì c'è l'idea dell'unicità e quindi l'unicità della pietra di Notre Dame, l'unicità degli elementi che costituiscono la mole antonelliana. E questa cosa viene meno quando c'è una ricostruzione dove il legno è nuovo ogni 20 anni, no? E quindi la materialità è in qualche modo legata, insomma, a questa concezione. Però non è che in realtà le pratiche patrimoniali siano diverse anche altrove, però diciamo che si definisce patrimonio qualcosa di diverso in qualche modo, no? Da noi si definisce patrimonio la materia, in Giappone si definisce patrimonio la trasmissione. Però anche da noi si trasmette, e si trasmette il savoir-faire, anzi è una cosa, non so, a lezione trasmettiamo delle cose, no? Trasmettiamo Benjamin e poi magari voi diventerete prof e trasmetterete Benjamin, lo fate leggere ai vostri figli, eccetera, eccetera, no? Quindi l'idea della trasmissione è evidentemente presente anche nella cultura occidentale, però diciamo che la cultura occidentale ha istituzionalizzato e consolidato un concetto di patrimonio che è legato a questa dimensione più oggettale e materiale per dei motivi che sono, insomma, mica scabrosi, cioè sono dei motivi, c'è stata la seconda guerra mondiale, c'è stato questo mondo, un modo di vedere le cose che è un po' diverso. E allora questa idea, per esempio, vi ho parlato di Jean Roucher. Allora, Jean Roucher studiava i Dogon, che è una tribù che si trova nel Mali, in Africa, nella parte subito subsahariana. Sono una tribù che fa dei rituali bellissimi con delle grandi maschere, tipo queste maschere qui. Jean Roucher andava sul posto, li filmava.
E allora, esempio della ritualizzazione come trasmissione patrimoniale. Quindi all'epoca che cosa c'è la questione del patrimonio culturale e si vede che l'Africa è totalmente priva di patrimonio culturale, di siti patrimoniali culturali. Ce ne sono alcuni, ma fondamentalmente non ce ne sono molti, appunto perché viene meno quest'idea. Se voi costruite tutto in legno, per esempio, il legno si degrada facilmente e quindi è difficile conservare. Se le costruzioni delle case sono fatte in terra, la terra non si conserva, la terra deve essere rifatta ogni volta. E quindi l'idea urbana africana è diversa dall'idea urbana europea. Poi abbiamo importato o imposto un'idea urbana diversa in qualche modo, no? Sui paesi colonializzati. Però diciamo che alla base si facevano le cose in modo diverso. E quindi facendo le cose in modo diverso, questi tipi oggettali non rientravano nei tipi abitualmente pensati come patrimonializzabili culturalmente, no? Però ce n'erano altri, c'era la questione dei rituali. E allora il rituale non ha niente di oggettale, se non se volete le maschere proprio, ma è qualcosa che quindi è totalmente nella performance. E la performance viene tramandata di generazione in generazione con degli elementi accessori come le maschere, come le statuette, no, di cui parlavamo, le bamboline, eccetera. E questi elementi sono degli accessori alla pratica, rituale. Quindi, come salvaguardare questo? Allora, ci sono, per esempio, il patrimonializzatore, base, no, che dice: beh, per salvaguardare questo, cosa facciamo? Dobbiamo filmarlo. No? Quindi lo riproduciamo tecnicamente, lo mettiamo in una forma ottiene un supporto tecnico e materiale che possiamo conservare e poi lo trasmettiamo mostrandolo nei musei o diffondendolo attraverso i media. Sì, certo, questa è una forma di riproduzione tecnica, ma dove si perde appunto, il valore culturale della performance, perché il modo per patrimonializzare questo è di trasmetterlo di generazione in generazione, cioè quello che fanno i Dogon, giustamente, e trasmettere di generazione in generazione significa anche modificarlo ogni volta, cioè ogni ripetizione ottiene delle variazioni, si adatta al contesto. Per esempio, appunto, Jean Roche andava sul posto e li filmava, ebbene, loro riprendevano. La presenza di Jean Roche modificava i rituali, facevano delle maschere con la telecamera di Jean Roche, per esempio, no? Quindi l'osservatore era integrato anche nel rituale che veniva osservato. E dunque, quindi questo mostra insomma che ci sono delle mancanze nell'idea di patrimonio culturale come era stata concepita e istituzionalizzata negli anni 70, e quindi l'UNESCO negli anni 90 inventa una cosa strana, che è il patrimonio culturale immateriale. E è molto significativo il fatto che l'UNESCO lo chiami immateriale, perché immateriale appunto significa che si oppone a un'idea di patrimonio culturale che era un po' eccessivamente materiale dall'altra parte, ecco. E quindi viene inventato il patrimonio culturale immateriale e la convenzione che lo istituisce nel 2003 è la convenzione per la salvaguardia. Ancora una volta abbiamo sempre quest'idea della salvaguardia che non sparisce, ma in qualche modo si tenta di rattoppare, no, il difetto del patrimonio culturale come era stato concepito, che era troppo eurocentrico, e si comincia a pensare a qualcosa d'altro e si inventa quindi il patrimonio culturale immateriale. E insomma, non a caso avevo parlato degli Utai di Cremona, perché appunto gli Utai di Cremona fanno parte del patrimonio culturale immateriale, sono iscritti al patrimonio culturale immateriale, quindi è l'idea della trasmissione del savoir-faire, no? Si intende per patrimonio culturale immateriale le pratiche, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il savoir-faire, ma quindi anche gli strumenti, gli oggetti, gli artefatti, gli spazi culturali che vi sono associati, che le comunità, i gruppi e gli individui in caso riconoscono come facente parte del loro patrimonio culturale, e questo patrimonio culturale immateriale trasmesso di generazione in generazione, quindi questo è importante, viene trasmesso di generazione in generazione, è ricreato in permanenza dalle comunità, dai gruppi in ragione dell'ambiente, della loro interazione con la natura, con la storia, eccetera, no? Quindi c'è l'idea che c'è una trasmissione
che viene fatta di generazione in generazione è che a ogni ripetizione c'è una ricreazione, quindi si modifica, nella ripetizione si modifica si modificano le pratiche. E la cosa interessante è questa sottolineatura questa sottolineatura che ho fatto io, ma del fatto che mette in avanti il fatto che il patrimonio viene tramandato di generazione in generazione, perché l'idea del patrimonio intesa come patrimonio materiale è l'idea che il patrimonio materiale debba durare per sempre. Quindi si fa fronte all'opera del tempo che degrada il supporto, che degrada la materia e quindi si rattoppa un pochino, ma l'idea di base è che ci sia una continuità, una durabilità nel senso di tempo e quindi che il patrimonio nella sua essenza materiale possa durare per sempre, indipendentemente dal contesto. E invece nella pratica, nel momento in cui il patrimonio è una pratica e nel momento in cui il patrimonio è basato sull'idea della trasmissione non di un oggetto, ma della trasmissione, per esempio, di un'idea, di un savoir-faire, beh, si perde questa idea della perennità del patrimonio. Poi vedremo nel patrimonio digitale si parla della perennità digitale del patrimonio, che appunto è problematica. Non è più una questione di perennità, ma è una questione di tramandazione di generazione in generazione. Quindi l'unica cosa che bisogna fare è trasmetterlo alle generazioni successive e quindi la durata è molto limitata rispetto all'idea della pietra di Notre Dame che dovrebbe durare per sempre e a un certo punto diventare rovina, eccetera. Ok. Va bene, quindi per riassumere la nozione di patrimonio è storica e situata e oggi insomma avanza l'idea che il patrimonio anche all'UNESCO e in particolare con il patrimonio digitale vedremo il patrimonio è ciò che viene trasmesso alle generazioni future, quindi il modo di trasmissione poi può cambiare a seconda del contesto. Queste idee, queste prospettive sul patrimonio sono delle prospettive che vengono chiamate postcoloniali, cioè sono parte di quegli studi postcoloniali, c'è tutta un ramo di studi che si chiamano Critical Heritage Studies, esistono gli Heritage Studies, sapete che insomma dagli Stati Uniti viene studiare gli studies, che insomma è anche un po' fastidiosa, no? Ci sono gli studies di tutto, però vabbè, ci sono gli Heritage Studies e poi Critical Heritage Studies, ovvero quelli che applicano delle prospettive postcoloniali sul patrimonio e quindi che tentano appunto di vedere come ci siano delle pratiche patrimoniali che vanno al di fuori insomma della concezione dominante, che appunto è una concezione situata, è una concezione che è il prodotto di un contesto storico e culturale ben preciso, e che merita di essere un po' aggiornata con delle cose che si trovano altrove e che erano non ne venivano considerate culturalmente appunto per una logica di dominazione. Insomma, questo è quello che si trova dietro la prospettiva postcoloniale, che per esempio non si studiano gli autori africani perché sono degli autori dominati, no? Bene, potrei andare a vedere invece che magari in questi autori c'è qualcosa di interessante anche per rimettere in luce, per riaggiornare le teorie in voga in Occidente.